non ho mai pranzato con due persone nude. Potrebbe essere eccitante. Non dirmi che si rivestono. E perché dovrebbero? Sono dei nudisti, no? E poi non lo sapevi? Pare che da nudi si digerisce meglio. Sì, però, sedersi a tavola d'altri con le chiappe e tutto il resto al vento... E metti giù. Senti, a proposito, Wei, dov'è che vanno a cuccia stanotte? Sulla spiaggia, montano la tenda. Carina come idea, romantica, nudi e in tenda. Io gli ospiti li accetto come sono. Meno male che non sono cannibali. E poi? E cosa dovevo fare? Sbatterli via perché sono nudisti. E con quale cuore? Sapevano che in casa eravamo solo noi tre e... Molla. Sapevano. E da chi l'hanno avuta la soffiata, eh? Hai? Mamma mia. Due chiare d'uovo, peperoncino, curry e marmellata di more. Salsa araba per spaghetti. Spaghetti all'araba. Che schifo. Saggia? Come no? Macrobiotis. Yang? Cos'è? Yin. Yang? Yin, yang. Ma non hai ancora capito? Cucina macrobiotica. Carote, sedano, ravanelli, fiocchi d'avena, vero? Ya, ya. Ya. Ya, ya. Speravi di fartela prendendola per la gola, eh? La gola ci prendo te, ti strozzo. Ad ogni modo, c'è una cosa che non quadra. Per casa gira uno che mi sventola l'affare sotto il naso e il fatto non ti sconvolge per niente. Perché dovrebbe? Io sono per il nudo quando è bello, è armonico, pulito. Ah, certo. Facciamogli fare una doccia. Cos'è, scivolino? È geloso? Ah, gelosa io. Disapprovo. Disapprovi cosa? Chi è contro il nudo è a favore dell'inquinamento, della repressione e della lottizzazione selvaggia. Ma le senti yeah. Le cazzate che dice questo qua? Yeah. Fatti entrare nel cranio che il nudismo è come una fede. Quando ce l'hai, devi mostrarla a tutti. Te capì? Benissimo.